credo che sia la cosa che mi dà più adrenalina, mi fa sentire viva. È proprio quel piacere che senti dentro, quella cosa che ti spinge ad andare oltre. Stacchi la mente e vai. Mi ricordo ancora quando avevo 14 anni, subito mi svegliavo la mattina e ogni giorno era o il motorino o la macchina senza patente. Tutto nasce con una passione da piccolina creata con mio padre tramite le 500, no? Quindi ci siamo ritrovati insieme a creare da zero queste mini macchinucce. Da qua si era già indirizzata tutta la mia vita. Prendevamo telai pieni di ruggine, senza pezzi, dove abbiamo sperimentato anche cose nuove insieme. Volevo sempre qualcosa di mio, qualcosa che c'entrava con noi, che creato da zero, potevo avere solo io. Appena è uscita questa macchina, innamorata, persa di questa macchina, e piangevo ogni volta che me ne passava una accanto, era il mio sogno proibito. E quando l'ho trovata dentro il mio garage è stata un'emozione abbastanza forte, abbastanza. Personalizzare, mettere del tuo anche nell'auto è dovuto anche principalmente al mio carattere, voglio sempre di più, portare al limite la mia auto nel limite del possibile. Credo che sia una cosa che studi, che la crei tu, ti resta tua, qualcosa che cresce con te. Parecchie volte mi è capitato di essere stata sottovalutata dal mondo maschile. Una donna in questo mondo è vista sempre con qualche punto in meno, io sono sempre lì a dimostrare il contrario. Non è un percorso facile, ma credo che quando vuoi una cosa e la vuoi davvero, puoi arrivare a tutto. La Giulia è stata il mio amore proibito. Proibito perché all'inizio, comunque, una ragazzina a pensare di domare quei 510 cavalli, che ad oggi ne sono 580, sembrava chissà che cosa. Ti rendi conto che si può fare tutto nella vita. La cosa più bella è riuscire a domare la tua passione. Con la Giulia è così, una macchina che devi imparare a domarla e quando arrivi, ancora non ci sono arrivata, spero di arrivarci, a guidarla al 100% è un'emozione che è ineguale.